Elisabetta nasce il 18 luglio 1880 nel campo militare di Avord, presso Bourges, figlia primogenita di Joseph Cates e Marie Rolland. Il 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena, verrà battezzata. Rivolgendosi alle sue nipoti, Elisabetta esprime ancora la sua meraviglia. Con il santo battesimo, Dio vi ha rivestite di Gesù, facendovi così sue figlie e nello stesso tempo suo tempio vivente. Fin dalla nascita, manifesta una natura ardente e collerica. Così testimonia sua sorella. Vivacissima, tremenda, perfino violenta. La sua collera nella prima infanzia talvolta era così violenta che si minacciava di mandarla al Bon Pasteur, una casa di rieducazione vicina, e si preparava la sua valigetta. Ma l'azione intelligente della madre e la graduale apertura della grazia l'aiutarono a vincersi per amore. Scrive il 1 gennaio 1889, a 9 anni. Cara mamma, augurandoti il buon anno, vorrei prometterti che sarò molto buona e obbediente, che non ti farò più adirare e non piangerò più e sarò una bambina esemplare per farti molto piacere, ma tu non ci crederai. Farò tutto il possibile per mantenere le mie promesse, perché non ho detto una bugia nella mia lettera, come ho fatto qualche altra volta. Il 2 ottobre 1887, il capitano Cates muore nel giro di una notte a causa di una crisi cardiaca. Elisabetta, in lacrime, profondamente sconvolta, è presente quando il suo papà esala il suo ultimo e lungo respiro. Ricorda l'evento in una poesia composta 10 anni dopo. O protettore della mia infanzia, che sapesti vegliare fedele sulle tue care bambine. Ti prometto che gli anni non cancelleranno mai più il ricordo del mio padre amato. Estate 1888, chiesa di Saint-Hilaire. Elisabetta, bambina di 8 anni, sussurra al canonico Anglès il suo grande desiderio. Voglio essere religiosa. Anni dopo gli scriveva. Ricorda la mia prima confidenza nel chiostro di Saint-Hilaire. Ricordo ancora la mia gioia allorquando potei avere un breve incontro con lei e confidarle il mio grande segreto. Allora non ero che una bambina, tuttavia lei non ha dubitato mai
della divina chiamata. Aprile 1891. Prima comunione. Evento che la segnerà per tutta la vita. Alcuni anni più tardi, Elisabetta sentirà il bisogno di ricordare questa grazia in una poesia. Da quel colloquio misterioso, da quell'incontro divino, incantevole, non desideravo altro che dare la mia vita per ricambiare un po' del suo grande amore all'amato dell'Eucaristia che riposava nel mio debole cuore. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, come era consuetudine del tempo, Elisabetta si reca al vicino Carmelo e viene presentata al parlatorio delle monache. La madre priora dice allora affettuosamente alla bambina che il suo nome significa casa di Dio, regalandole un'immagine su cui aveva scritto questi versi. Il tuo nome benedetto nasconde un mistero che si è compiuto in questo grande giorno. Bambina mia, il tuo nome è sulla terra casa di un Dio che è amore. Dio abitava in lei, qui il segreto della santità di Elisabetta. Il cammino umano e spirituale di Elisabetta è caratterizzato dalla musica. All'età di 8 anni entra al conservatorio di Dijon e trascorrerà lunghe ore di studio al piano, ogni giorno, in compagnia di Chopin, Schumann, Liszt e di molti altri. All'età di 13 anni riceve il primo premio per la sua interpretazione della seconda rapsodia di Liszt. La musica diventa il suo universo quotidiano. Dopo aver incontrato profondamente Cristo, anche la musica si trasfigura, diviene luogo di dialogo con il Signore. Così Elisabetta scrive ad un'allieva. Ti dirò il mio segreto. Bisogna che dimentichi tutti coloro che t'ascoltano e che ti senti sola con il Maestro Divino. In questo modo si suona solo per Lui con tutta l'anima. Oh, quanto amavo parlargli così. Quando non posso più pregare, suono. È per il buon Dio. Natura sensibile e appassionata, Elisabetta non poteva che vibrare davanti all'opera del Creatore. Nei suoi viaggi estivi con la famiglia, rimane profondamente colpita da ciò che può ammirare e ne condivide con gli amici. Prima di arrivare a Carlipa, abbiamo trascorso una giornata a Biarritz per fare conoscenza con l'oceano. Com'è bello, cara amica! Non posso descrivere quel grandioso spettacolo. Amo quell'orizzonte sconfinato, senza limiti. Elisabetta sa intessere anche profondi legami di amicizia.
sostenendo e incoraggiando il cammino di quanti incontra e orientandoli verso Gesù, il divino amico, colui che solo può saziare la sete di amore. Abbiamo fatto il pellegrinaggio a Nostra Signora di Rocamadour. Ah, com'era bello lassù, mia cara amica, e quanto ho pensato a te, ai tuoi, quanto vi ho raccomandati alla Buona Vergine. Ah, non potevo dimenticarti, perché ti ho nel cuore. È bello pregare l'uno per l'altra, darsi appuntamento presso il buon Dio. Là non esistono più né distanze né separazione. Finalmente, dopo anni di attesa, Elisabetta, il 2 agosto 1901, entra nel Carmelo di Dijon. Lo stesso giorno scrive al canonico Anglès. Sapesse quale pace inonda la mia anima. Non è più sulla terra ormai. Sento che sono tutta sua, che non serbo nulla. E mi getto fra le braccia di Dio come un bambino. Al Carmelo, Elisabetta sarà veramente felice. A sua madre scriverà: vivi nell'intimità con Dio, come si vive con colui che si ama, in un dolce cuore a cuore. È il segreto della mia felicità. Al Carmelo, Elisabetta vivrà in modo sempre più intenso l'intimità con Dio attraverso la preghiera, relazione che avvolge tutta la vita, tutta la persona. Sulla montagna del Carmelo, nel silenzio, nella solitudine, in una preghiera che non termina mai, perché continua in tutto. La carmelitana vive già come in cielo, di Dio solo. L'anima attinge forza nella preghiera, in questo intimo cuore a cuore, in cui essa si riversa tutta in Dio, fino a che Dio si riversi in essa, per trasformarla in un altro se stesso. Tutto è delizioso al Carmelo. Si trova il Signore tanto al bucato come alla preghiera. Lui solo è dovunque. Lo si vive, lo si respira. Se sapeste come sono felice. Elisabetta, colmata di un'esperienza straordinaria del Dio tutto amore, desidera ardentemente comunicarla a tutti coloro che ama. Così si fa silenziosa compagna di cammino e pregevole maestra spirituale, conducendo tutti alla fonte dell'amore attraverso il quotidiano cammino. Ho trovato il mio cielo sulla terra, perché il cielo è Dio e Dio è nell'anima. Il giorno in cui ho capito questo, tutto si è illuminato in me e vorrei sussurrare questo segreto a coloro che amo, perché anch'essi, attraverso ogni cosa, aderiscano sempre a Dio. La sera,
del 21 novembre 1904, nella sua stanza, Elisabetta compone la sua preghiera alla Trinità come offerta all'amore. Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, il luogo del tuo riposo. Che non ti ci lasci mai solo, ma che io sia tutta là, completamente desta nella mia fede, tutta adorante, tutta consegnata alla tua azione creatrice. O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa per il tuo cuore. Vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti fino a morirne. Ma sento la mia impotenza e ti chiedo di rivestirmi di te, di identificare la mia anima a tutti i movimenti della tua anima, di sommergermi, di invadermi, di sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che un'irradiazione della tua vita. Vieni a me come adoratore, come riparatore, come salvatore. O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti. Voglio rendermi perfettamente docile e imparare tutto da te. Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio fissare sempre te e rimanere sotto la tua grande luce. O mio astro amato, affascinami perché non possa più uscire dalla tua irradiazione. O fuoco consumante, spirito d'amore, discendi in me. Affinché si faccia nella mia anima come una incarnazione del Verbo. Che io sia per lui una giunta di umanità, nella quale egli rinnovi tutto il suo mistero. E tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura, coprila della tua ombra, non vedere in lei che il diletto nel quale hai posto tutte le tue compiacenze. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze.
attraverso la malattia di Addison, il Signore porterà a compimento la santificazione di Elisabetta, rendendola sempre più conforme a sé, come Lui crocifissa per amore. Il 9 novembre 1906 parte da questa terra per cantare in seno all'amore infinito, pronunciando con un filo di voce le sue ultime parole. Vado alla luce, all'amore, alla vita. 15 giorni prima di morire, scrive ad una giovane suora. La mia missione sarà quella di attirare le anime, aiutandole ad uscire da se stesse, per aderire a Dio attraverso un movimento molto semplice e amorevole, e di custodirle in quel gran silenzio interiore che permette a Dio di imprimersi in esse e di trasformarle in Lui stesso.